Questa mattina alle 9:30 a Torbole in piazza Litzmann, una settantina di discendenti dei membri della decima divisione di montagna dell'esercito statunitense si sono ritrovati per una commemorazione in ricordo dei 25 militari morti in seguito all'affondamento dell'anfibio americano Duck. La comitiva in seguito è stata portata al centro del lago, sulla verticale del luogo dell'affondamento, per gettare una corona di fiori in ricordo delle vittime. Alla commemorazione era presente anche il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi e il consigliere Danny Dusatti, i quali hanno fatto un discorso di accoglienza e consegnato un omaggio da parte dell'amministrazione comunale. Durante la cerimonia, inoltre, un reduce americano che ha vissuto l'esperienza proprio qui sul Garda ha raccontato la sua esperienza. L'anfibio Duck è stato recentemente localizzato dai volontari del Garda e giace a circa 250 metri di profondità e il comune si è impegnato a recuperarlo per esporlo in un museo che avrebbe intenzione di realizzare alla Colonia Pavese a Torbole. Il Consiglio Comunale di Nago Torbole ha intenzione di recuperare l'anfibio che giace qui a 250 metri nelle acque del lago di Garda? Beh, diciamo che c'è sicuramente la volontà politica di recuperarlo e soprattutto anche una volontà che deriva da una forma di rispetto che abbiamo verso una pagina della nostra storia che è stata dimenticata più o meno colpevolmente, ma che noi abbiamo intenzione di rispolverare. E se siamo qua oggi a parlare liberamente e a vivere in una democrazia, che se ne dica, c'è il grande merito dell'esercito americano e penso che onorare dei ragazzi poco più di ventenni morti per noi, lontano da casa e lontano dalle famiglie, per una guerra che magari potevano anche non sentire loro, sia doveroso. Un piano di fattibilità verrà fatto prossimamente e quindi per il momento possiamo confermare la volontà politica di recuperare il relitto ed esporlo al pubblico. Il Consiglio Comunale di Nago Torbole ha espresso l'intenzione di recuperare l'anfibio che giace nelle acque del Garda. E che importanza ha per voi questa cosa? Allora, guarda, innanzitutto è importantissimo per i reduci e i familiari dei reduci americani che sono qua oggi. È fondamentale per loro. L'onore alla memoria che hanno in America è incredibile, anche diciamo, rispetto all'Italia. Per l'associazione Benac è poi veramente la conclusione, forse un buon inizio di questa volontà di mantenere la memoria degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale che sono avvenuti qui localmente. Non tutti sanno che gli ultimi scontri della Seconda Guerra Mondiale sono avvenuti proprio qui e appunto avvenne anche qui la morte del generale Darby. E sarebbe anche molto interessante per la nostra associazione, con il recupero del Duck nel lago, magari la possibilità di creare un museo fratello del Museo della Guerra di Rovereto. Noi siamo anche in contatto con i responsabili del Museo della Guerra di Rovereto, creare un museo qui localmente per la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un grande progetto che noi abbiamo e che speriamo che si concretizzi anche tramite il recupero del Duck. Before attacking, it wasn't necessary to run a patrol over there on the other side of the lake, so that we will know what the enemy had, because we didn't go any place blindfolded. Every time there was a patrol down there, and they asked, "What the heck are you doing over here?" I said, "We're trying to cross the lake further." And he said, "I don't like it." And our lieutenant said, "We don't like it either, but orders are orders, and we must go there." So he delayed the landing at that point. So when we moved to Villa Fresnel, to Galliano, we found an OSS officer, Office of Strategic Service. He told us that the Germans were over there, where we were supposed to cross, and definitely we would have been wiped off or right off the in the lake here in our amphibian. So. And then we occupied Villa Falconelli. We stayed there for a while, and for quite a while we stayed there before we moved up. But let me tell you what happened to Darby on Operation Shingle. That was the invasion of the Anzio Beachhead. He went there with his Rangers, and I forgot. I mean, they have about 700 something Rangers, and they attacked the area and they destroyed 17 tanks of German. They ran out of ammunition. There was no way to refurnish them, so the German captured all of them.
They captured, I think, 450 prisoners. But later on was marched to Rome. Axel Sally made a big deal out of it, that finally the American had been here, not as tourists, but as prisoners. And I have a picture of that, the picture of this event was stolen from a German headquarters I forgot the name of the town. But that's what happened. At that time I was in Naples when this happened.